una cabina armadio che oltre a custodire i nostri abiti, li rigenera e li stira. Si può trovare solo a Pitti. Il guardaroba dei sogni, a comprarlo ci vogliono almeno 60.000 euro, ha fatto bella mostra di sé allo stand Arbiter, il giornale di piaceri e virtù maschili, un mensile di stile, più che di moda. Un armadio che si ispira a che cosa? Si ispira a una cosa molto semplice, che era un grande poeta, Gabriele D'Annunzio. Questa cabina è nata esattamente per coinvolgere tutti gli uomini ad avere una semplicità nella gestione della quotidianità. L'armadio è grande, invece qui abbiamo fatto una selezione per avere esattamente tutti i capi che ci servono, le camicie, le scarpe, a portata di mano. Quindi la stagionalità a nostro servizio. Se per una donna nell'armadio non può mancare qualche capo come il tubino nero alla Audrey Hepburn, che cosa non può mancare nella cabina armadio di un uomo? Una cravatta, ad esempio. Oltre alla cravatta aggiungeremo anche un altro classico del menswear, l'impermeabile, e a Pitti non poteva mancare quello di Allegri, un marchio passato di mano ma che resta ancorato alle sue tradizioni grazie alla creatività dell'ultimo erede della famiglia fiorentina che ha curato l'ultima collezione di Par Coats. La filosofia è riprendere ciò che rispecchia il trench Allegri, quello che vestiva Peter Falk negli anni 75-78 al Tenente Colombo, il modello Humphrey Bogart, che poi è stato disegnato da Armani, è stato commercializzato poi dalla famiglia Allegri e che fino agli anni 80 Armani ci disegnava le nostre design e poi abbiamo continuato da noi e lo riprendemmo licenziatario. Adesso per motivi diciamo vari, il marchio da anni è stato venduto, quindi io erede del grande imprenditore che era mio padre, Augusto Allegri, battezzato da Eugenio Scalfari, il re degli impermeabili, che lo intervistò, ho deciso di riprovare perché credo, nonostante la crisi mondiale, che la moda non debba finire.